Il Pride è una forma di resistenza, come direbbe Boldrini, le resistenze si fanno per chi c'è, per chi non c'è, persino per chi è contro, perché un giorno si capirà il valore del Pride come uno strumento di tutela della democrazia tutta. Sfilerà sabato 1 luglio il corteo del Napoli Pride, raduno previsto in Piazza Dante per le 16, con lo slogan Tutta nata storia, che rievoca la celebre canzone di Pino Daniele. La tradizionale marcia per i diritti civili è stata preceduta quest'anno dal Pride Park, una settimana di confronti, dibattiti, spettacoli, punti d'ascolto negli spazi del Real Albergo dei Poveri. Il Comune di Napoli sostiene le iniziative col patrocinio morale, ma da quest'anno è anche coorganizzatore dell'evento. Non è sufficiente solo un giorno manifestare per quelli che sono diritti civili fondamentali, tuttora se non completamente riconosciuti, addirittura negati. Da Napoli sono partite le prime iniziative, ma anche le prime case di accoglienza per le vittime di violenza. A Napoli, anzi in città metropolitana, si sono aperti tantissimi punti di ascolto. Quindi è questa la direzione nella quale dobbiamo andare, perché affinché naturalmente in ambito statale e governativo vengano riconosciuti definitivamente e finalmente questi diritti, perché non è civile un paese nel quale ancora tante categorie fragili, e sono tante, non solo queste, non godono di diritti fondamentali. Sosteniamo fortemente il Pride, non solo per l'evento di sabato, che è un po' l'evento tradizionale che si è sempre fatto, ma per questa settimana di dibattiti, di discussione, di eventi e anche di elaborazione artistica che c'è stata nel villaggio del Pride, che è stato un momento importante per discutere di diritti, di opportunità, ma anche di cultura, ed è stato credo un momento significativo. Napoli è stata sempre una città di grande accoglienza, punista culturale a tutti questi fenomeni. La diversità a Napoli è un grande valore, è stata storicamente sempre un grande valore, e noi continuiamo su questa linea. Questa edizione del Pride Napoli vanta un numero triplo di adesioni di enti e associazioni rispetto agli anni scorsi, in coerenza col crescente consenso sociale verso i diritti LGBT. Eppure l'Italia scende ancora nella graduatoria ILGA Europe, che fotografa la situazione europea dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgenere e delle loro famiglie. Ci dovrebbe essere un principio, che è quello prima ai minori, che i diritti delle bambine e dei bambini vanno salvaguardati sempre, quindi trovo proprio davvero inconcepibile sul piano dell'etica della politica che si utilizzino i diritti dei bambini per fare delle battaglie ideologiche. Credo che sia un grave segnale di pericolo per i diritti del nostro paese. Questo è il claim che abbiamo scelto, ed abbiamo scelto per rimarcare la nostra distanza come città, come associazioni e anche come istituzioni, perché questo è un Pride organizzato con il Comune di Napoli per dire no alla deriva oscurantista di questo paese, per dire invece sì a raccontare quali sono le nostre istanze in un modo colorato, così come il Pride usa fare. Basta ricordare le aggressioni alle famiglie Arcobaleno al Pride di Chieti, o piuttosto che all'attivista Massimo Arcangeli a Roma, che è necessario in questo momento avere un Pride. La marcia del Pride, che avrà come madrina Anna Tatangelo, si concluderà in serata con uno spettacolo gratuito che vedrà sul palco, fra gli altri, Paola Turci, Ciccio Merolla, Andrea Sannino, Ginevra Lamborghini, Anastasio. Ma nessuno è perfetto.